Siamo campioni d'Europa, 23-54 minuti in Italia, l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia, la parata Donnarumma, un tricolore sventola sul tetto d'Europa, le lacrime degli azzurri che hanno raggiunto il massimo risultato, abbiamo vinto noi, siamo avanti noi e lo siamo definitivamente stavolta, siamo i campioni d'Europa, dopo che non siamo riusciti a partecipare a un mondiale, gentili ascoltatori, possiamo finalmente piangere di gioia perché Gigio Batman Donnarumma ci ha regalato la più grande soddisfazione, anche Spinazzola che esulta con i suoi compagni di squadra, il calcio torna a casa, il calcio torna dove è nato, tra le piazze di Firenze la Magnifica e l'entusiasmo che dilaga a Roma, la città eterna, prima di scendere a bagnare la sua gioia in quello specchio di mare del Golfo che va a bagnare anche le falde del Vesuvio nella meravigliosa Napoli e scende come una spada verso la superba Trinacria che si affaccia sulla madre Africa, il pianto di Roberto Mancini e poi ancora un'isola cristallina come la Sardegna per salire verso un triangolo di sudore, di fatica, di sguardo verso il futuro e di lavoro di tante generazioni tra Genova, Milano e Torino fino a culminare in laguna dove l'acqua accarezza la sinuosissima Venezia e consentitelo, gentili ascoltatori, al vostro cronista anche adesso questo entusiasmo dilaghi nel borgo dei borghi, nella meravigliosa Tropea, adesso bagnato, disegnato il tricolore sull'isola che va ad affacciarsi, a precipitare in un mare cristallino, è una gioia incontenibile, gentili ascoltatori, siamo campioni d'Europa, dopo il 68 vinciamo a Wembley, vinciamo i calci di rigore, vinciamo con sofferenza come solo noi sappiamo fare in questo anno e mezzo, in questi quasi 2 anni di una sofferenza indicibile, dedichiamola questa vittoria anche ai nostri fratelli che purtroppo hanno dovuto arrendersi al Covid, alla pandemia, sicuramente da qualche parte dell'universo staranno festeggiando.